Sono trascorsi molti anni da quel 1 maggio 1994, quando sul circuito di Imola, alla curva detta del Tamburello, durante un Gran Premio di Formula 1, un incidente fatale ci portò via il pilota forse più carismatico di tutti i tempi, il tre volte campione del mondo Ayrton Senna, carioca di San Paolo, di lontane origini toscane e napoletane per parte di madre. Chi scrive poco conosce di discorsi tecnici, ma ha respirato il mito delle corse. Siamo la patria di Enzo Ferrari, pilota forse non eccelso, ma imprenditore illuminato e innamorato pazzo dei motori. La figura del patron, scomparso novantenne nel 1988, sovrasta idealmente tuttora il proscenio del grande circo, come viene definito giornalisticamente il fenomeno della nota competizione stagionale. Ayrton, classe 1960, di ricca famiglia e ottima educazione, è ricordato sia per il talento professionale che per il temperamento determinato quanto affabile all'occorrenza. La sera prima della corsa finale accettò di farsi fotografare insieme a una coppia di sposi che festeggiava le nozze nell'hotel dove lui era ospite. Fa male guardare quel giovane bello e malinconico, vestito con semplicità, che è molto suggestivo pensare presago del suo tragico e prossimo destino. La formula con la F maiuscola non è l'unica competizione automobilistica al mondo, ce ne sono state e ne esistono altre, a partire dalla mirabolante Indianapolis, dove tuttavia, soprattutto per noi europei, l'emozione non era proprio la stessa. Il percorso ad anello riusciva deprimente e tutto appariva come una carnevalata americana, benché alcuni piloti, come l'italo-statunitense Mario Andretti, si fossero cimentati in entrambe. Per noi esistevano solo gare propedeutiche al campionato vero, unico, dorato, stellare, che passava anche per ben due piste italiane, Monza e appunto Imola. Non è azzardato accostare questo mondo a Hollywood, anche perché dinamiche e logiche sembravano le stesse ai tempi, uomini belli e dannati, che spesso morivano nell'estremo sacrificio della spettacolarità, su bolidi resi sempre più insicuri da progettisti incaricati solo di aumentare la velocità a scapito della sicurezza. Ovviamente quel magico red carpet a 1000 cilindri era contornato da donne splendide, le pupe degli eroi in corsa, e molti miti sono fioriti. Da Clay Regazzoni, che si vantava di conquistare le consorti dei colleghi, al timido e biondissimo Mika Häkkinen, la cui moglie non lo mollava mai e lo seguiva ai box anche in procinto di partorire, ma l'unione non durò ugualmente, a Nelson Piquet, connazionale di Ayrton, ma non suo amico, viste le frecciate al cianuro che i due si tirarono, si trattasse di lavoro o vita privata. Senna, però, non era il tipo del playboy. Dopo un breve matrimonio giovanile, a parte una sua presunta love story con Carol Alt, la modella americana assunta gloria della recitazione grazie alla benevolenza del nostro paese, sappiamo solo della fidanzata in carica al momento della tragedia. E lui non era certo un bell'imbusto da tacche sulla cintura. Mostrava sensibilità e solidarietà verso i colleghi, ben poco ricambiato. Ricordiamo la feroce rivalità con Prost. E ostentava, ma noi pensiamo sinceramente, preoccupazione per l'incolumità di chi sceglieva quel lavoro. Forse per questi motivi, o peraltro ancora, negli ultimi tempi la sua figura provocava qualche fastidio. La morte di Roland Ratzenberger in prova lo aveva demoralizzato più di quanto già non fosse per certe debolezze della sua vettura, che nelle interviste lui minimizzava, ma erano il pane dei giornalisti del settore che ci sguazzavano. Molto si è detto della folle corsa fuori pista che gli costò la vita. Si è mormorato di complotti, sabotaggi, di indifferenza verso le sue raccomandazioni a correggere i difetti della Williams. Ne seguì perfino un processo. Nessuno venne condannato e non avrebbe potuto essere diversamente, né avrebbe fatto la differenza. Noi vogliamo ricordare Ayrton nella sua intatta bellezza, non sull'esteriore. Proprio pochi mesi prima Senna, parlando con la sorella, aveva espresso il desiderio di creare una fondazione a favore dei bambini brasiliani meno fortunati e le sue volontà furono realizzate con innumerevoli iniziative portate avanti dalla famiglia, senza enfasi. C'è ancora qualche pilota dotato del fascino a tutto campo del campione brasiliano? Probabilmente sì, ma per alcuni di noi non è ancora all'orizzonte. Questo è il mio articolo di qualche anno fa. Io penso, da profana, da seguace filmica della Formula 1, che
che sia tutto cambiato e miti non esisteranno più. Però per non sembrare passatista, devo anche dire che spero invece ce ne siano e ce ne saranno. Anzi, segnalatemeli perché io mi sono un po' chiamata fuori da questo circuito, non seguo più. Però ho guardato tutto quello che è passato in video su quell'ultima corsa di Ayrton. E qualcosa non mi torna, nessun complotto, per carità, sono passati quasi 30 anni, le situazioni erano diverse, ma era una macchina, sicuramente era berciata, o no? Voi esperti saprete dire di più.